E buonasera a tutti. Parliamo delle due rivoluzioni, la prima e seconda rivoluzione inglese, ovvero la seconda considerata la rivoluzione gloriosa. E andiamo a vedere le testimonianze e i fatti. Nella prima metà del 600 l'Inghilterra attraversò un periodo molto travagliato durante il quale gli equilibri politici del paese cambiarono e lo Stato assunse una forma nuova, ben diversa dall'assolutismo francese di Luigi XIV. Quando nel 1603 morì la regina Elisabetta, il trono passò a Giacomo I Stuart, che vedete qui rappresentato, 1566-1625, che era re di Scozia ma era imparentato con la dinastia reale dei Tudor. Sotto la guida del nuovo sovrano, Scozia ed Inghilterra, che fino allora appunto erano separate, finalmente appunto si unirono in un unico regno. Giacomo I intendeva rafforzare il potere della monarchia, ma il suo governo scatenò forti reazioni provocando scontri e contese violenti. Il re cercò di imporre l'unità religiosa concedendo privilegi e protezione alla Chiesa anglicana, perseguitando sia i cattolici sia i puritani. E diciamo che cosa provocò? In campo politico cercò di governare ignorando l'autorità del Parlamento. Questa assemblea di rappresentanti era divisa dal 1600 in due camere, la Camera dei Lord e la Camera dei Comuni. Borghesia e piccola nobiltà terriera, la funzione più importante del Parlamento era il controllo sulle tasse. Infatti il re non poteva imporne di nuove senza aver ottenuto il consenso dei rappresentanti dei propri sudditi. Giacomo I chiese e ottenne più volte l'imposizione di nuove tasse finché nel 1614 il Parlamento si rifiutò di finanziare nuove spese per la corte. Cominciò così un duro scontro tra il re e il Parlamento. Il successore di Giacomo I, il figlio Carlo I, proseguì la politica assolutistica del padre. Le tensioni si aggravarono, sfociando nel 1642 nella cosiddetta prima rivoluzione inglese, che vede appunto Cromwell come protagonista. Il re Cromwell era appunto un esponente della piccola nobiltà rurale, un puritano che si mise a capo della secessione contro il re. Cromwell visse dal 1599 al 1658. Il re fu catturato, processato per tirannia e tradimento dello Stato, quindi condannato a morte per autorità del Parlamento. Nel 1649, con grande stupore di tutta la nazione e di tutti, di tutti i monarchi d'Europa, il re venne decapitato. La sua morte suscitò grandissimo scalpore. Per la prima volta un popolo affermava il proprio diritto di togliere il potere e la vita a un sovrano e di scegliere la forma di governo migliore per garantire i diritti dei suoi cittadini. Dopo la morte del re, Cromwell indusse il Parlamento a dichiarare decaduta la monarchia e fece approvare una legge che trasformava l'Inghilterra in una repubblica parlamentare, 1649. Nel 1653 Cromwell fu nominato Lord Protettore e assunse nelle sue mani ogni potere, dando vita a un regime dittatoriale e violento contro tutte le opposizioni, religiose o politiche. In quel periodo molti cattolici abbandonarono l'Irlanda, paese a grande maggioranza cattolica, per il timore di persecuzioni ed emigrarono in America. Qui vediamo il re Carlo I decapitato e Cromwell che guarda appunto le spoglie del re nella cassa appunto da morto. Immagini senza dubbio emblematiche. Allora, questo è sempre Cromwell. Dopo la morte di Cromwell nel 1658, qui vediamo la sua maschera funebre, il Parlamento decretò la restaurazione della monarchia per timore di una nuova dittatura e la corona passò a Carlo II Stuart, figlio del sovrano giustiziato nel 1649.
Quindi la guerra civile e il periodo repubblicano avevano dimostrato che il popolo inglese non voleva essere governato da una monarchia assoluta. Il nuovo sovrano mantenne un atteggiamento rispettoso dei poteri del Parlamento solamente per un breve periodo. Carlo II infatti desiderava affermare i propri poteri, ben presto entrò a sua volta in conflitto col Parlamento. Nel 1685 Carlo II morì e sul trono inglese salì il fratello Giacomo II, che fece ancora peggio. Con il nuovo sovrano la situazione politica peggiorò. Fervente cattolico e convinto sostenitore della monarchia assoluta, suscitò l'ostilità sia dei protestanti sia del Parlamento. Ed è qui che abbiamo la gloriosa rivoluzione. Il tentativo di Giacomo II di imporre in Inghilterra il cattolicesimo e l'assolutismo monarchico fallì, il potere era ormai nelle mani dei rappresentanti del popolo e il destino della monarchia fu deciso in Parlamento. Nel 1688 un provvedimento quasi unanime dichiarò decaduto Giacomo II e offrì la corona al protestante Guglielmo II d'Orange, Guglielmo III, scusate, 1650-1702, principe e uomo politico olandese, nonché marito di Maria Stuart, figlia primogenita di Giacomo II. Iniziò così la cosiddetta seconda rivoluzione inglese o gloriosa rivoluzione, che segnò un profondo cambiamento nella politica del paese. Ottenuto tuttavia questa rivoluzione senza guerra e senza vittime, dopo lo sbarco di Guglielmo III sul territorio inglese. Il re decaduto fuggì alla corte di Luigi XIV. Allora Guglielmo III divenne re per volere del Parlamento. Prima di essere incoronato nel 1689 si impegnò a rispettare per sempre i poteri di questa assemblea e firmò il Bill of Rights, la dichiarazione dei diritti, un documento che stabiliva un elenco di diritti e libertà che diminuivano il potere del re e rafforzavano quello del Parlamento. Tuttavia, appunto, il potere resta nelle mani di pochi privilegiati. L'Inghilterra compì nel 1689 un decisivo passo avanti verso il rispetto dei diritti dei cittadini. Non bisogna però pensare che il sistema inglese fosse una vera e propria democrazia. Il sistema della monarchia parlamentare continuava infatti ad escludere la maggior parte della popolazione dalla vita politica attiva. A governare era una ristretta cerchia di privilegiati, cioè la nobiltà e la ricca borghesia. I membri della Camera dei Lord erano tali per diritto ereditario o per la nomina del re. Quelli della Camera dei Comuni erano eletti dalle classi ricche. I più poveri erano esclusi da questo diritto e non avevano alcun rappresentante in Parlamento. Speriamo di averti interessato. Continua a studiare questo fantastico e affascinante periodo. Grazie e alla prossima!